Amici di FC Inter News, non ho più voce, l'ho persa tutta tra il 93esimo e il 95esimo. L'Inter passa ai quarti di finale di Champions League, pareggia 0-0 al Dodragao contro il Porto, una partita non bellissima da vedere, la squadra ha lottato, ha tenuto duro, ha resistito, Porto abbastanza inconcludente, Inter, non bravissima nelle ripartenze. Partita da 0-0, poi l'arbitro decide di dare 7 minuti di recupero che poi diventano 8 per l'espulsione di Pepé, e un recupero a mio avviso assolutamente sproporzionato rispetto a quello che è successo, e proprio tra il 94esimo e il 95esimo il Porto rischia, con delle palle buttate in mezzo su cui noi spesso soffriamo, di segnare il gol dell'1-1. C'è un miracolo di Onana che butta la palla sul palo, poi anzi prima c'è un salvataggio di Dumfries sulla linea, fino a quel momento Dumfries assolutamente negativo, però si rende protagonista di un episodio decisivo alla fine della qualificazione, un salvataggio sulla linea importante, poi arriva il palo sul colpo di testa, la parata di Onana, palla deviata sul palo e poi la traversa. Insomma, in un minuto abbiamo visto i sorci verdi: prima Dumfries sulla linea, poi un palo con la parata di Onana e poi la traversa. Le ultime occasioni del Porto sono state quelle, ma sono state occasioni clamorose, su cui ci è andata bene e su cui abbiamo perso anni e anni di vita, come spesso ci capita con la nostra squadra. Ma usciamo dal Dodragao senza subire gol, e quindi usciamo con un pareggio, usciamo con la qualificazione in tasca ai quarti di finale. Non siamo ancora in grandissima salute, ma oggi anche chi se ne frega, oggi c'è da godersi il pareggio, c'è da godersi la qualificazione tra le migliori 8 d'Europa, cosa che non succedeva dal 2011, e quindi sono tanti anni, e quindi oggi si gode di questo. Poi si avrà modo di parlare dello stato di forma di alcuni giocatori, della prestazione, che come al solito in trasferta non è stata ottimale, ma l'importante oggi era non prendere gol, l'importante oggi era passare il turno, e questo l'Inter l'ha fatto con carattere e con determinazione. E molto bene Çalhanoğlu, ancora migliore in campo, grandissimo Onana, è un giocatore che non va toccato. Io continuo a dirlo, non va toccato, la porta non va toccata, la porta è di Onana, punto. Bravissimo Darmian, prestazione enorme di Darmian, e un po' in sordina gli attaccanti, forse Dzeko un po' meglio di tutti, in sofferenza Lautaro, in sofferenza Lukaku, Çalhanoğlu maestoso, Mkhitaryan bene, ma in fase difensiva qualche errore, Barellino un po' fuori partita, ma era una prova di squadra e l'Inter l'ha passata. Sono i quarti e ora testa la Juventus. Ciao a tutti.